Già conosciamo il secondo principio della termodinamica espresso dagli enunciati di Kelvin e Clausius. Ricordiamo che Kelvin diceva che è impossibile realizzare una trasformazione termodinamica il cui unico risultato sia quello di convertire integralmente il calore assorbito da una sola sorgente e convertirlo in lavoro. Clausius invece diceva che è impossibile che l'unico risultato di una trasformazione termodinamica sia quella di far passare spontaneamente il calore da una sorgente fredda a una sorgente calda. Esiste anche un terzo modo di esprimere il secondo principio della termodinamica e si fa attraverso l'entropia. L'entropia nei sistemi isolati. L'entropia in un sistema isolato non può mai diminuire, può crescere nelle trasformazioni irreversibili, quindi variazioni di entropia maggiore di zero, oppure può restare costante l'entropia, quindi variazione nulla, e questo accade nelle trasformazioni reversibili. E si può dimostrare che questo enunciato del secondo principio della termodinamica con l'entropia è equivalente agli altri due enunciati di Kelvin e Clausius. In pratica, l'enunciato del secondo principio della termodinamica con l'entropia è schematizzato sempre da questo grafico, che appunto dice che in un sistema isolato l'entropia non può mai diminuire, o cresce, e allora lo fa attraverso trasformazioni che aumentano, trasformazioni irreversibili che aumentano l'entropia, oppure rimane costante. L'entropia rimane costante quando il gas, il sistema fisico ormai ha raggiunto il massimo valore di entropia e quindi non può far altro che trasformazioni reversibili che mantengono costante l'entropia.